Tenere a te, Paolo. Grazie, grazie Jacopo, buon pomeriggio a te, nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo con il neo presidente del porto turistico Marina di Pescara, Carmine Salce, CDA, che si è insediato lo scorso 18 maggio, 10 giorni esatti. Presidente, siete già al lavoro perché di lavoro ce n'è tanto da fare. Sì, abbiamo già riunito due volte il consiglio di amministrazione e la prossima settimana ci sarà una nuova seduta perché stiamo cercando di recuperare il tempo perduto in questo malaugurato periodo di blocco totale. E noi abbiamo l'esigenza di riprendere immediatamente le attività perché la stagione è alle porte, sia per quanto riguarda il diporto e sia per quanto riguarda tutta la parte commerciale della piazzetta e tutte le manifestazioni che noi ormai da oltre 10 anni facciamo tutte le estati per cercare di rendere vivo questo marina. Inutile sottolineare, Presidente, che il calendario degli eventi estivi dell'estate che ormai alle porte risentirà e anche pesantemente di quello che sta accadendo, però, mi diceva prima, noi andremo avanti, c'è molto spazio nel Marina di Pescara, c'è un grande anfiteatro e dunque le manifestazioni si terranno. Sì, intanto noi abbiamo immediatamente provveduto a mettere in sicurezza il porto, alla luce delle nuove normative e abbiamo gli spazi adeguati per fare un certo tipo di manifestazione. Cercheremo di delimitare gli spazi così come stabilisce la legge e nel nostro anfiteatro, che normalmente ospita circa 600 persone, potremmo ospitare tra le 200 e le 250 persone opportunamente distanziate. Naturalmente questo ci ha portato a fare una riflessione sulla tipologia di manifestazioni da poter mettere in campo. Non ci saranno gli eventi di grande rilievo, almeno dal punto di vista della frequentazione e degli spettatori. Cercheremo di fare eventi un po' più di nicchia. Riproporremo la collaborazione con l'ente manifestazioni pescaresi per il Pescara Jazz, faremo alcuni, ci sono previsti alcuni appuntamenti per la parte relativa alla manifestazione ormai molto, molto conosciuta, che è quella circense con la funambolica, che ormai si è affermata in questo contesto ed è una delle poche manifestazioni che si svolgono in Italia in questo settore. E quindi cercheremo di fare la nostra parte perché ci siamo resi conto che anche la parte commerciale, con le attività che stanno riaprendo, non può essere lasciata sola. Cercheremo di essere a fianco sia del food che del no food che è all'interno del porto, perché ci rendiamo conto che quest'anno la sofferenza di queste attività sarà sicuramente molto più grande che nel passato. Presidente, alcuni eventi che si svolgono tradizionalmente, eventi importanti che si svolgono nel periodo della primavera, non ci sono stati, ma sono stati posticipati al prossimo turno. Mi riferisco a Sottocoste, alla Mostra del Fiore, per esempio. Purtroppo Sottocosta l'abbiamo dovuta. Diciamo, non la terremo perché naturalmente Sottocosta ha anche una situazione legata al tempo in cui si realizza. Se noi l'avessimo realizzata in autunno saremmo stati fuori tempo rispetto alle problematiche affrontate in una mostra di nautica da diporto. Con la Camera di Commercio abbiamo deciso di tenere le manifestazioni ormai storiche, che sono importanti sia per la Camera di Commercio che per il Porto. Mi riferisco a Mediterranea, alla Mostra del Fiore e alle mostre legate al wedding, Pescara Sposi e l'altra manifestazione, perché noi riteniamo, abbiamo deciso di posticiparle tra settembre ed ottobre, perché cercheremo in questa maniera di allungare la stagione estiva,
estiva, siamo a Pescara, normalmente le condizioni meteorologiche ce lo consentono perché l'estate finisce normalmente ad ottobre e quindi cercheremo anche qui di fare la nostra parte, tenendo conto sempre del fatto che queste manifestazioni le dovremo tenere con maggiore accortezza, e tutto questo naturalmente sarà legato all'evoluzione della pandemia, dell'epidemia, che speriamo che sia ormai alle spalle la parte più pericolosa, e speriamo che, come dicono anche gli esperti, io spero che si sbaglino, non riprenda alla fine dell'estate con l'avvicinarsi dell'inverno. Prima di coinvolgere Jacopo Forcella dallo studio, c'è un'altra questione nel porto turistico, quella che riguarda il club nautico. Presidente, club nautico che è chiuso per vicende che ovviamente molti conoscono. Qual è il futuro del club nautico, che si trova ovviamente all'interno del Marina di Pescara? Sì, il club nautico è una struttura molto importante, una struttura grande, ed è all'attenzione già del nuovo consiglio di amministrazione. Abbiamo discusso, almeno nella prima parte del primo consiglio di amministrazione, della necessità di trovare una soluzione per lo sviluppo di questa struttura, e quindi naturalmente questa è una questione molto complessa, e noi speriamo che nei prossimi mesi si possa trovare una possibile soluzione. Naturalmente mi preme anche, siccome siamo in un porto turistico, fare qualche considerazione sul diporto, perché quest'anno noi avremo una stagione un po' diversa dalle altre, con la chiusura delle frontiere, molto spesso la impossibilità anche di uscire per le nostre barche e andare dall'altra parte dell'Adriatico. Ci ritroveremo ad avere un diporto più giornaliero, che partirà magari la mattina e uscirà la mattina e rientrerà la sera, e qui anche come consiglio di amministrazione ci stiamo ponendo il problema di potenziare i servizi del porto, perché ci sarà un po' più da lavorare, e quindi noi non possiamo non erogare i servizi essenziali ed importanti per il diporto. E poi un'altra questione è la questione dei transiti, perché naturalmente anche qui ci sarà da lavorare per cercare, e il consiglio di amministrazione già ci sta lavorando insieme al direttore, per cercare di attrarre il più possibile i transiti all'interno del Marina, quindi favorire con qualche politica, con qualche situazione di vantaggio i transiti a fermarsi nel nostro Marina, e questo sarebbe anche questo un elemento che potrebbe in qualche maniera attenuare le difficoltà alle quali noi ci troveremo a dare risposte. Presidente, prima di chiudere questo collegamento dal Marina di Pescara, facendo un passo indietro, questi 3 mesi o quasi di lockdown, a livello economico, voi vi siete ovviamente insediati da pochi giorni, a livello economico come hanno impattato, come hanno inciso sui conti del Marina di Pescara? Naturalmente hanno inciso in maniera importante, perché tutte le attività commerciali che sono state ferme non hanno come si poteva già presupporre potuto far fronte ai propri impegni, e quindi questo è un pezzo importante per i ricavi del Marina. Adesso dovremo trovare delle soluzioni con proprio queste attività. E per quanto riguarda invece la parte diportistica, certo c'è stata una difficoltà da parte dei proprietari di barche per uscire, quindi sono rimasti fermi, e naturalmente anche qui dovremo cercare di trovare qualche soluzione, se sarà possibile. Naturalmente tenendo conto del fatto che il Marina è una società commerciale e quindi ha la necessità di tenere a posto il bilancio, e quindi cercheremo il più possibile di trovare le giuste soluzioni.